Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi portiamo con noi alla scoperta di una delle opere idrauliche più imponenti d'Italia, la diga del Pertusillo. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, di commentare, fare domande, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E adesso andiamo a cominciare! Siamo in Basilicata, in provincia di Potenza e per la precisione nella Val d'Agri. La diga è stata realizzata fra il 57 e il 63, inizialmente con soli scopi idroelettrici ed irrigui. Nel 1974, poi, con la realizzazione di un potabilizzatore, il bacino è diventato una delle principali fonti di approvvigionamento dell'acquedotto pugliese. La diga deve il suo nome alla località in cui sorge, Pietra di Pertusillo. In questo punto il fiume Agri passava tra due strette rocce che erano quasi un buco, un pertuso, nel dialetto locale. Lo sbarramento è realizzato con una diga a doppio arco gravità, con un'altezza di 95 metri e uno sviluppo al coronamento di 380 metri. Veramente una struttura impressionante. Noi stessi, quando siamo arrivati, siamo rimasti senza fiato nel vedere la maestosità di questa diga. Ma cosa significa diga a doppio arco gravità? Da un punto di vista geometrico siamo di fronte a una struttura a doppia curvatura che nella sua parte inferiore reagisce alla spinta dell'acqua grazie al suo peso. Considerate che alla base la diga è spessa ben 42 metri, mentre nella parte superiore si comporta come una sorta di cupola che scarica il peso dell'acqua sulle spalle della valle, raggiungendo vicino al coronamento lo spessore di soli 3,5 metri. Considerate che per realizzare la strada dove siamo noi in questo momento è stato necessario realizzare uno sbalzo di 1,5 metri lato lago. In sostanza questa è una diga dello stesso tipo della famosa diga di Hoover sul fiume Colorado negli Stati Uniti. Come molte dighe, anche questa ospita una serie di cunicoli orizzontali e di pozzi verticali per l'ispezione della struttura. Due di questi pozzi ospitano dei pendoli che dal coronamento lato valle alla base lato monte, questo è dovuto ovviamente alla curvatura della struttura, monitorano in continuo l'assetto della diga. Questi rappresentano un sistema molto semplice ma molto efficace per avere il controllo continuo della situazione della struttura. Le opere di presa di queste gallerie di scarico sono realizzate a diverse quote e non vengono mai aperte tutte contemporaneamente, bensì vengono aperte in funzione della quota alla quale si trova il lago. Questo per evitare che le gallerie che si trovano a quota più bassa scarichino con una pressione troppo elevata, producendo dei danni a fondovalle. Questo sbarramento produce un invaso con una superficie pari a 7,5 milioni di chilometri e una capacità di 155 milioni di metri cubi d'acqua. Quest'acqua soddisfa le esigenze di circa 2,5 milioni di pugliesi divisi in 215 comuni, tra i quali Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. In
Intorno alle acque di questo lago negli ultimi anni si sono accese delle forti polemiche derivanti dal fatto che queste acque sarebbero inquinate dalla presenza di idrocarburi provenienti da pozzi petroliferi presenti nella zona. Ad ogni modo il dibattito è ancora acceso e si protrae a colpi di analisi e controanalisi tra associazioni ambientaliste, società petrolifere e istituzioni. In questi giorni in cui la notizia della siccità impazza su tutte le testate, potrete capire da soli quanto sia importante avere bacini di questo tipo che siano in grado di trattenere l'acqua piovana e di restituirla a chi ne ha bisogno. Ovvio è che in Italia ormai la possibilità di realizzare nuovi bacini è praticamente esaurita, ma quelli che abbiamo vanno gestiti e mantenuti con la massima cura. Questo è un dibattito molto molto importante sia da un punto di vista ambientale che sociale e va portato avanti con la massima serietà. A questo punto io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci! Diga a doppio arco gravità. Ma cosa vuol dire diga a doppio arco gravità? Ma cosa vuol dire diga a doppio arco gravità? Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire diga a doppio arco gravità? Ma cosa significa diga a doppio arco gravità? Diga a doppio archio, 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 doppio archio. C'è un doppio, c'è un archio te, io ho un doppio archio. Ma cosa significa struttura? Ma cosa significa? Proprio, eh? Ah, marchi tua! Come molte dighe, anche questa diga è una diga. Ma non va bene. Da un punto di vista geometrico, la diga è una diga. Come molte, anche questa diga è di pozzi verticali di espansione. Di pozzi verticali di espansione. No, non mi viene. L'assetto della... Considerate che la diga in basso sono realizzate a diverse per evitare che le lo stesso tipo della famosa diga di Hoover sul fiume Colorado negli Stati Uniti.